colleghi parlamentari, quel provvedimento che stiamo discutendo e che voteremo, il decreto agosto, stiamo avendo la conferma del virus costituzionale diffuso dal governo Conte Bis. Virus che sta colpendo una delle principali istituzioni dello Stato, il Parlamento. Le poche risorse destinate all'attività emendativa riservata al Senato sono la riprova della scarsa considerazione nei confronti dei parlamentari eletti dal popolo. Ricordando il metodo recidivo delle continue fiducie, sommate ai ritardi e problemi di accordi di maggioranza, che pregiudicano una tempistica ragionevole per poter valutare i provvedimenti da entrambi i rami del Parlamento, di fatto esautorando i parlamentari dal loro ruolo. Ne è un esempio il risultato elettorale recente delle elezioni del Consiglio regionale Veneto, un Caporetto che ha travolto alcuni partiti, e questo è indice di una parte del tessuto politico, di rappresentanti politici slegati dalla realtà, a livello parlamentare e a livello regionale, indaffarati a demonizzare una politica amministrativa lungimirante del governatore Luca Zaia, frutto di un continuo confronto col territorio, con il tessuto sociale, le aziende, imprenditori, artigiani e agricoltori. Se continuerete a perseverare a partorire provvedimenti senza l'ascolto del territorio, darete il colpo di grazia a questo Paese, già provato anche dagli effetti economici, oltre che sanitari, della pandemia. Quando tornerete a casa sarà già tardi, speriamo succeda il più presto possibile. Basti pensare a cosa l'attuale governo sta solo pensando, ripeto, solo pensando, ma non è da pensare. È un peccato averli questi pensieri, la riduzione di orario di un ristorante alle ore 23. Concentrare le stesse persone in un orario ridotto è improvvisazione, incapacità, malafede. Come si fa a non capire che così i rischi aumentano? Anche in questi giorni sono stato in contatto con persone in realtà del territorio nazionale e non parlo del Veneto, parlo del sud del paese, anche in quelli della Sicilia. La lamentela e la constatazione è quella che la semplificazione è lontana, anni di luce da quella che è una sburocratizzazione necessaria e fondamentale per il nostro paese. Serve qualcosa di diverso. Con il decreto agosto viene confermata la disorganicità dei provvedimenti, soldi calati con marchette che non porteranno a una crescita concreta. Gli amici del Sud confermano che serve in primis una rivoluzione culturale amministrativa. Dare loro soldi senza una opportuna progettualità non porterà a niente. L'attività emendativa della Lega è stata ridotta all'osso. E che poi non si venga a dire che non abbiamo collaborato. Certamente un'attenzione verso il sud va rivolta, ma senza discriminare altre parti del paese. Ricordatevi che il nord vuole tornare a essere protagonista. Certo, non senza il sud. Il nord deve essere la locomotiva, ma sicuramente le altre regioni, vagoni del treno dello sviluppo. Inoltre, a mio modo di vedere, il sistema Italia vuole tornare a essere grande e per farlo si deve iniziare valorizzando maggiormente il mondo dell'agricoltura, nella giusta maniera, come di seguito indicherò. Internazionalizzare il Made in Italy, i prodotti agricoli, i manufatti, tutte le eccellenze che fuoriescono dal mondo agricolo italiano, devono essere portate sul mercato estero per il tramite dei consolati e delle ambasciate, che devono aprire sezioni al loro interno, proprio per appoggiare, supportare, ausiliare e favorire le imprese italiane, già presenti in quei territori o che vogliono entrarvi. Il Ministero degli Esteri deve diventare, tramite le sue propaggini presso gli stati esteri, promotore di sviluppo economico, a partire dall'agricoltura.
l'internazionalizzazione del Made in Italy non deve essere aiutata solo sotto un aspetto economico, finanziario, fiscale, ma di aiuto diretto nei territori esteri, dove deve il più possibile diffondersi. Ci servono investimenti subito per l'irrigazione e per la bonifica, a seguito dei cambiamenti climatici, che ci impongono in particolare una grande attenzione sulla bonifica, garante del corretto deflusso delle acque. Basti pensare a quello che è successo in Piemonte questa settimana, a Vaia in Veneto lo scorso anno. Ci fanno capire che servono questi eventi subito investimenti in prevenzione idrogeologica, senza scaricare colpe sui comuni, come ha fatto recentemente, ha già accennato il mio collega Bergesio in merito al ministro Costa. Parlo di quello che io da sindaco, e ripeto sono un sindaco al terzo mandato, ho visto con i miei occhi e toccato con le mie mani all'interno di un consiglio di amministrazione di un consorzio di bonifica, quello veronese, dove ero rappresentante dei sindaci. Guardate, la progettualità non manca, sapete. I sindaci sanno benissimo cosa vogliono e a fianco hanno degli enti di natura pubblica che sono i consorzi di bonifica, che con ANBI, l'Associazione Nazionale Bonifiche Italiane, e in particolare per quel che ho avuto che fare io con ANBI Veneto, sono a fianco dei comuni, sono a fianco dei sindaci, perché sanno portare avanti una progettualità che è vista in prima persona dalle amministrazioni, dai comuni, dai sindaci, ma che sicuramente sulla progettualità ANBI a livello nazionale non si farà mancare. Investimenti quindi servono per la cura e contro l'abbandono del territorio. Troppi agricoltori lasciano le zone di montagna, vuoi per lo scarso reddito, vuoi perché questo governo, col ministro Costa e il ministro Bellanova, non vogliono affrontare il problema dei danni da animali selvatici. Anche su opere idrauliche, come sta accadendo su molti territori italiani, danni che posso, come ho già detto prima, personalmente toccare con mano, visto che il mio territorio della Bassa Veronese non ne risulta esente. Ci servono finanziamenti subito per la meccanizzazione agricola. Abbiamo un parco macchine vecchio, troppi sono gli incidenti sul lavoro in agricoltura e questo ce lo dice anche l'INAIL. Non si risolve il problema importando 600.000 immigrati. Alla nostra agricoltura servono nuovi macchinari, nuove tecnologie, non ci servono immigrati da mantenere. Servono interventi fin da subito per aiutare il settore florovivaistico, messo in ginocchio dal lockdown, così pure per il settore agrituristico. Quest'anno non sono arrivati turisti stranieri e quindi all'agricoltura è mancata gran parte della domanda del settore della ristorazione, sia per l'agricoltura che per l'allevamento, che per il settore caseario. Ecco, con queste motivazioni io spero che la parte che riguarda il coinvolgimento della minoranza, dei gruppi di minoranza, sia sempre più proficua, perché in questo decreto non è stato per niente. Per cui mettete una mano sul cuore e sulla coscienza e sappiate coinvolgere di più i parlamentari di opposizione. Grazie.